Weber è stato sicuramente uno dei più importanti scienziati sociali a cavallo fra 8 e 900, ma oggi, nel 2020, Max Weber è qualcosa di più. Max Weber è una sorta di oggetto sacro, un oggetto rituale che tutte le scienze sociali si passano di mano in mano, come a un pranzo ci passiamo una bottiglia di vino. È quello scienziato sociale il cui lavoro ha ispirato non solo i sociologi e la sociologia, ma anche gli storici dell'economia, gli storici tout court, i filosofi della politica e innumerevoli altri intellettuali e studenti e studiosi che vogliono capire qualcosa della nostra società. Al tempo stesso capirete che proprio per essere così circolante e così interessante per persone con formazione diversa, Max Weber è molto complicato. Il suo lavoro è molto strano perché di fatto Max Weber non ha mai scritto un libro intero, ha scritto tantissimi articoli e questo rende il suo lavoro un po' spezzettato, frammentario, è difficile trovare una linea unitaria nel suo lavoro. Questo appunto è molto positivo perché permette a tante persone diverse di appropriarsi del suo lavoro, di discuterne, di interpretarlo, a volte anche in maniera un po' bizzarra. Ci permette di riscoprire anche non solo delle idee interessanti, ma anche delle idee molto strane, a volte anche pericolose. C'è tutto un dibattito almeno da una quindicina di anni sul nazionalismo e anche certe forme di razzismo di Max Weber come politico e come intellettuale pubblico. Però la cosa che ci interessa di Max Weber è questa, che il suo lavoro sempre, da qualunque parte lo prendiamo, non è mai univoco, è sempre ambiguo, è sempre dialettico, perché lui voleva che fosse così. Vedeva la società cambiare, vedeva una società che si spezzettava. Vedeva una società in cui non c'erano valori comuni, in cui le scienze andavano specializzandosi, in cui la politica cambiava continuamente. E lui cosa ha fatto? Ha cercato di reintrodurre questo spezzettamento, questa perdita di unità dentro al suo lavoro. E questo probabilmente è la cosa più interessante, anche più importante per degli scienziati sociali, ma anche per un cittadino che vuole studiare, informarsi da profano, da laico, diciamo così. L'idea che sia quasi impossibile ritrovare un'unità del sapere, ma anche un'unità della realtà. E questo viene fuori bene in uno dei suoi testi più importanti, più famosi, che è appunto La scienza come professione. Lui usa una parola tedesca, noi ripetiamo sempre ai nostri studenti, Beruf, che in italiano traduciamo sia come professione che come vocazione. E Weber si trova a riflettere proprio davanti a una platea di studenti che l'hanno invitato a tenere questa conferenza, si trova a riflettere su il senso del fare scienza nel Novecento, ma diremmo che nel 2020 è la stessa cosa. Perché fare scienza, dice Weber, è un'attività assurda. Lavoriamo come dei pazzi per accumulare dati, interpretazioni che sappiamo verranno superate nel giro di un mese, 2 mesi, se ci va bene 2 anni. Pensate al periodo, del lockdown e della pandemia, quanti fatti, quante interpretazioni, quante notizie scientifiche si succedevano velocemente, che si contraddicevano l'una con l'altra, no? Dando anche l'idea al cittadino comune che gli scienziati non sapessero che pesci pigliare. Mentre invece è proprio questa l'idea della scienza, no? Una conoscenza che continuamente si muove e nega se stessa. In più l'attività scientifica, diceva Weber, è in larga parte lasciata al caso, non solo per le carriere accademiche, come tutti sanno, ma anche perché il duro lavoro e l'ispirazione scientifica non sostituiscono mai l'idea, la scintilla dell'idea, che potrebbe anche non venire. Nella sua conferenza Weber dice: se ci va bene nella vita avremo una volta un'idea, se ci va bene, potremmo anche non averla. Quindi si chiede Weber, ma insomma, questa attività che è sempre più specializzata e quindi non ci permette agevolmente di parlare con gli altri scienziati,
porta dei prodotti che ci costano molta fatica, ma che in realtà saranno superati presto. E poi, ovviamente, potremmo vivere un'intera vita come scienziati senza mai avere un'idea, dice Weber, è veramente una vita assurda, è veramente una vita delirante. A cosa serve questa vita? La cosa più bella che ci dice Weber in questa conferenza, che io appunto ho riletto per prepararmi per questo video per la centesima volta e ogni volta troviamo qualcosa di nuovo, Weber ci dice che la vita scientifica ha valore per due elementi principali. La prima è che ci sono delle persone che hanno la passione della scienza. E potrà sembrare una risposta molto individualistica e molto forse anche solipsistica, ma è esattamente quello che Weber ci vuole dire. Ognuno di noi ha una sua passione, un suo demone, e chi lo trova e chi lo trova nella scienza fa bene a perseguirlo in quel campo. Ma c'è un secondo aspetto che è ancora più interessante per noi all'interno di una comunità universitaria che speriamo riprenderà presto la sua vita normale. Insegnare, fare gli scienziati e poi anche insegnare serve, dice Weber, soprattutto a raggiungere la chiarezza. La chiarezza vuol dire essere consapevoli di ciò che stiamo facendo. La più bella cosa, dice Weber, che un docente può fare per i suoi studenti è aiutarli a raggiungere la chiarezza, a capire se quello che stanno facendo, quello che vogliono fare della loro vita, è coerente con i loro valori, è coerente con le scelte che hanno fatto, oppure se è un vicolo cieco, se è una deviazione. Ovviamente Weber dice che il docente non deve dare un giudizio sulla strada che lo studente ha deciso di seguire o ha deciso di intraprendere, però dice può aiutarlo a fare chiarezza, può aiutarlo a, insomma, come se gli mettesse una mano sulla spalla e gli dicesse: senti, se davvero vuoi essere, che ne so, vuoi perseguire la giustizia nella tua vita, se davvero il valore più alto della tua vita è la giustizia, ecco, magari allora smetti di essere razzista, smetti di discriminare le donne, smetti di parlare male di altri, eccetera, eccetera. Oh, tutto questo però ovviamente non fa del docente, dello scienziato un prete, un profeta, questo Weber è molto chiaro. Crea una grande responsabilità, crea una grande responsabilità che alla fine, in realtà questa è la parte tragica, forse drammatica del pensiero di Weber, perché Weber non è un pensatore allegro, ecco, questo mi sento di dirlo nell'anniversario della sua morte, non è affatto un pensatore allegro, un pensatore tragico, un pensatore che vede il crollo di una civiltà, che vede che la civiltà è davvero crollata, e che pensa che la cosa migliore che possiamo fare è vedere le macerie intorno a noi e eroicamente farcene carico e andare avanti. Questo penso che sia forse non molto ottimistico, ma un grande insegnamento che possiamo trarre da Weber.